28 gennaio 1972. Muore a Milano Dino Buzzati, protagonista del Novecento per il suo romanzo capolavoro Il deserto dei Tartari, eccelle come pochi nella difficile arte di coniugare giornalismo e letteratura. Nei suoi scritti affronta temi importanti come la paura della morte, il mistero e anche la magia, con tono quasi fiabesco. Raggiunge la popolarità con corrispondenze, interviste, reportage, critiche ed elzeviri, poi raccolti nelle Cronache terrestri. Nato all'ombra delle Dolomiti nel 1906, per tutta la vita nutre la sua poetica con uno sconfinato amore per la montagna. Valente alpinista, vive la dimensione delle altezze in chiave esistenziale, tanto da farne elemento fondamentale nella sua arte. Cuore della villa di San Pellegrino, dove i Buzzati Traverso residenti a Milano trascorrevano l'estate e i periodi di vacanza, è la biblioteca di alcune migliaia di volumi che nutre le fantasie adolescenziali del giovane Dino. Quel verde pieno di silenzi è lo scenario in cui la tata, di famiglia tedesca, racconta leggende e saghe della tradizione nordica. La letteratura di Dino Buzzati trascende l'esperienza, si giova di talento naturale. Omero, l'eccesso creatore di avventure ed emozioni, resta il suo esempio e il suo idolo. Costruire intrecci coinvolgenti, impaginare con chiarezza, commuovere, queste le sue linee guida.